Salve a tutte e tutti voi. Chi vi parla è il vostro Santen Chan. Faccio questo mio secondo video di prova, oppure provo a fare questo mio secondo video, che lo giro con il cellulare e con l'attualizzazione della app per YouTube, che in questo modo l'altro è stato il tutorial di gastronomia in voltino di carne. Il mio ultimo video era quello. E in questo modo, diciamo, non passa per il computer, perché devo usare un programma per fargli un formato migliore, correzioni, ma no, questo lo voglio scaricare direttamente in YouTube. Quindi una volta che l'ho finito, schiaccio un bottone e si carica solo nel mio canale di YouTube e non perdo tanto tempo, che tanto poi magari, ecco, per dire due parole non serve dargli un formato di 1080, 1920, 60 frames al secondo. Detto questo, colgo per dare un saluto al nostro caro amico Travaglio, che io sono sempre disponibile, gliel'ho già detto in un'altra occasione, ma lui non mi risponde mai. Sono sempre disponibile a fare da capitano, perché lui cercava un capitano per la nave. E beh, di questi tempi che mancano capitani, c'ha ragione. Guardate, io sono magari sono più della gendarmeria, no? Che non portuaria, che non un capitano. Però ecco, mi manca solo la camicia dello stesso colore, ce l'ho azzurrina, ma fa niente. Sto da diporto. Però ecco, questo è il fatto, che manca un capitano, però la nave non bisogna affondarla. Finché la barca va, lasciala andare. Finché la barca va, tu non la affondare. E poi perché? Perché quelli della nave a cui lui si riferisce sono troppo occupati a tirare scialuppe di salvataggio e salvagenti a Silvio. Per cui alla fine stanno ammainando le vele. Ci occorre invece qualcuno che le tiri queste vele, che accenda i motori e che faccia vogare bene. E quindi ci manca un capitano. Manco io, manca Santen Chan. E quindi io ho dei consigli da dare, però so che in questo momento magari è difficile che ti sentano. Quindi se mi farete delle domande appropriate, magari io mi posso pure prestare, ritornando in Italia, a assumere un ruolo in una segreteria generale. Io non voglio il controllo verticalicistico delle organizzazioni, preferisco più una cosa capillare e cellulare. Comunque io ho già di questo parlato in altri video del mio concetto di amministrazione, di burocrazia, per ridurre gli sprechi ed eliminare la corruzione. Ma forse tutti voi avrete avuto l'attenzione catturata dai miei tutorial di gastronomia a Casareccia. Quindi non ci avrete fatto caso, ma ne parlavo facendo colazione, per dire. Beh, sono contento che tutti voi mi seguiate. Stiamo per raggiungere quota 12.000 visioni, grazie a tutti voi e grazie a tutti i miei simpatizzanti. Io continuerò a rispondere a Travaglio, ma per il momento non mi ha risposto, forse è troppo occupato, non so. Presumo. Beh, se qualcuno di voi gli dice che io gli sto mandando dei consigli e dei suggerimenti, anche perché vorrei fare l'inviato speciale della sua redazione. E poi da 12 anni volevo essere scrittore e giornalista. Adesso mi ricordo che quel giornale di cui ho parlato nel video Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, non la affondare, si chiamava Avvenimenti, e
ed era che mi sembra mi ha risposto in una lettera. Era Adriana Zarri che mi scrisse. Vabbè, adesso vi lascio perché mi fa male il braccio. E poi perché non ho null'altro da dirvi. Devo fare dei commenti letterari nel mio angolo della letteratura che sto trascurando perché sto leggendo, quindi non c'ho tempo per filmare per quello. Poi chissà che cosa vi porto, quale sarà la mia consegna prossima avventura. Sarete tutti contenti, tutti gli amanti della letteratura e dei libri. Senza più nulla da dirvi, o senza di meglio da dirvi, che magari potrei continuare a parlare, il vostro Sant'Enchan vi saluta e vi ringrazia di seguirlo. Ciao, in modo particolare, ciao Travaglio, ma mi raccomando, rispondimi. Ciao.